Una testimonianza doverosa e un ricordo doveroso di un passato importante del nostro paese, doloroso ma importante, perché oltre all'esempio personale la morte di Guido Rossa è stato forse il momento di svolta in cui la nostra democrazia ha saputo unire le sue energie migliori, le sue forze migliori, mettendo da parte ogni partigianeria e mettendo invece insieme le sensibilità migliori del paese per sconfiggere quella che era un attacco al cuore mortale del nostro sistema, quello del terrorismo. E io credo che ricordarlo in questi luoghi dove lavorava sia anche un buon modo per guardare al futuro, non solo al futuro della nostra democrazia, che è sano e solido al di là delle tante chiacchiere, ma anche al futuro industriale di questo paese, perché Guido Rossa si rappresenta parte della storia politica più dolorosa del nostro paese, il suo lavoro testimonia anche invece la parte industriale migliore del nostro paese, che non deve essere accantonata, non deve essere affrontata con spirito rinunciatario, ma deve essere affrontata con spirito di rilancio e di competitività. E io credo che in questo stabilimento ci siano tutte le capacità professionali, tutta la capacità logistica, tutta la qualità che il mercato chiede e che l'Italia è in grado di produrre.